buonasera. Sono il dottor Balestieri e sono chirurgo sonologo che si occupa di tumore della mammella ed esclusivamente del tumore della mammella da 15 anni. Voglio ringraziare innanzitutto tutti gli amici di Facebook e chi mi ha dato questa possibilità di poter parlare di prevenzione, perché la prevenzione è lo strumento più potente che oggi noi abbiamo nei confronti del cancro della mammella. Il cancro della mammella è un tumore in continua ascesa numerica ed è il tumore più frequente in ogni fascia d'età. A 20 anni, nel sesso femminile, il tumore più frequente è il tumore della mammella, come a 40, come a 50, come a 60 e come a 90. Quindi è una malattia che ha un impatto sia emotivo sia sociale molto importante. Statisticamente si calcola che in Italia circa una donna su 8 si ammalerà nell'arco della sua vita di carcinoma della mammella. Una donna su 8, voi capite che sono numeri impressionanti. Cosa possiamo realmente noi fare in questo momento per il tumore alla mammella? Come vi dicevo prima, l'arma più importante è la prevenzione. La prevenzione si fa in più modi. Innanzitutto diffondendo la cultura della prevenzione, e devo dire che qui a Treviso, nel Veneto, c'è una grossissima cultura della prevenzione che è dimostrato dai tassi di adesione agli screening e i tassi di adesione alla mammografia. Ma non basta più solo fare la mammografia, c'è bisogno di aumentare la qualità, c'è bisogno di avere garanzia che i professionisti siano dedicati. Come vi dicevo prima, mi occupo di tumore della mammella da 15 anni e mi occupo solo di tumore della mammella come chirurgo. E ci sono tantissimi studi che hanno dimostrato che le professionalità dedicate garantiscono i risultati. Quindi la cosa più importante per poter fare prevenzione è seguire i protocolli previsti dalle linee guida italiane ed europee, rivolgersi sempre a strutture accreditate che possono garantire sia la qualità dell'attrezzatura che la qualità dei professionisti, perché questo può far variare la sopravvivenza anche del 20%. Quindi potersi rivolgere a strutture che presentano professionisti dedicati, e per i radiologi si chiede quasi l'80% del monte orario, mentre per i chirurghi il 100% del monte orario dedicato, può garantire anche 20% di sopravvivenza in più. Per farvi capire l'importanza che ha la mammografia e la prevenzione, ci sono numerosi studi, tra cui gli studi del Registro Tumori Italiano, che hanno dimostrato che nelle regioni dove esiste la cultura della prevenzione e della mammografia, una donna che si ammala di tumore alla mammella ha il 50% in più di probabilità di guarire rispetto a una donna che si ammala nelle regioni dove non esiste la cultura della prevenzione, o che comunque la cultura della prevenzione non raggiunge i volumi che raggiunge nelle regioni virtuose. Ecco perché ci si sta spendendo a livello di volontariato, a livello di istituzioni, a livello di noi professionisti, a stimolare le donne a rivolgersi ai centri qualificati per fare la prevenzione, perché la prevenzione è lo strumento più forte per salvare la vita delle donne. Trovare un tumore in fase precoce ne garantisce la guarigione. Qua in Veneto siamo arrivati a tassi di guarigione che sfiorano il 90%. Vuol dire che se è vero da una parte che una donna su 8 si ammala da cancro al seno, le donne che si controllano e che si ammaleranno hanno quasi il 90% di chance di guarire. Detto così può sembrare il 90% che sia una percentuale alta, ma si potrebbe fare di più. Sicuramente si potrebbe fare di più, però io dico le percentuali vanno inquadrate nel contesto. Un uomo oggi che sale in macchina e fa 300-400 km al giorno per lavoro ha probabilità più alte di avere un incidente mortale che una donna che di morire di tumore alla mammella se diagnosticato in fase precoce. Però spesso siamo spaventati, se siamo in ritardo non pensiamo a questo, saliamo in macchina e corriamo, mentre magari non andiamo a fare la mammografia, la visita, perché ne abbiamo paura. Quindi ecco perché ci stiamo spendendo, perché vogliamo far capire alla gente che la prevenzione può garantire la guarigione, o comunque tassi di guarigione i più alti possibili, e soprattutto l'importanza di rivolgersi a strutture che abbiano apparecchiature e professionisti dedicati. Quindi il messaggio che voglio dare a tutti gli amici di Facebook è molto importante: chiedete sempre garanzia, che sia un'istituzione pubblica, un'istituzione privata, della qualità delle macchine e della qualità dei professionisti.
chiedete se i professionisti sono dedicati a questa metodica, ci sono dei valori soglia che sono fondamentali per poter stabilire la qualità dei professionisti e ci sono delle linee guida che raccomandano l'utilizzo di macchine di ultima generazione come i mammografi digitali diretti o la tomosintesi. Una grossa novità sicuramente è stata in questi anni la tomosintesi, che sta prendendo piede rapidamente e che i centri più avanzati se ne stanno dotando. Ormai praticamente tutti i centri regionali e istituzionali possiedono la tomosintesi e moltissimi centri privati qualificati in Italia si stanno attrezzando o i più virtuosi si sono già attrezzati per avere questo strumento. Come tutte le cose non esiste però una panacea per tutti i problemi. La tomosintesi è diventata uno strumento fondamentale, ma non è nemmeno l'unico strumento per fare la prevenzione. Quindi importante è rivolgersi nei centri dove se c'è bisogno c'è la possibilità di usare la tomosintesi, ci siano mammografi di ultima generazione diretti e che ci siano i professionisti dedicati. Questo, seguendo i protocolli scadenzati dalle linee guida italiane, garantiranno a tutte le donne che nel 90% dei casi chi incontrerà il tumore potrà guarire. E i numeri sono impressionanti. In Italia si calcola che ogni anno circa 50.000 donne si ammaleranno di cancro al seno. Solo in Veneto si calcola che sono 4.800 donne ogni anno e nella provincia di Treviso sono circa 700 donne ogni anno. Quindi voi capite che con questi numeri dobbiamo tutti quanti adoperarci il più possibile per garantire il massimo delle possibilità di guarigione. E la prima cosa che dobbiamo garantire è appunto l'accessibilità e la strumentazione ai professionisti adeguati per fare la mammografia. Per anni ho diretto lo screening mammografico di Treviso, quindi avevo a disposizione i dati in Italia. In regioni come queste, con attrezzature come quelle che ci sono qui in Veneto, nei grossi centri, l'aver raggiunto tassi di adesione così alti e mammograficamente poter fare visite, mammografia di altissima qualità, ha garantito tassi di guarigione del 50% superiori ad altre regioni. Che calcolando che se siamo 4.700 nuovi casi, abbiamo garantito a metà di queste donne in più rispetto alla regione di poter raggiungere il tasso di guarigione. Quindi esorto tutte le donne a controllarsi secondo gli schemi previsti dalla normativa italiana e dalle linee guida europee, di rivolgersi solo o a istituzioni o a centri privati ma che siano qualificati e di chiederne garanzia. Questo è il messaggio che tutto ottobre abbiamo lanciato alle donne, che è il mese della prevenzione del tumore, ma continueremo a fare questa campagna per stimolare maggiori tassi di adesione alle mammografie. Mi dicono che ci sono delle domande dal pubblico. La prima domanda è: quanto importante è la diagnosi precoce? Beh, è quello che vi dicevo prima, più precocemente diagnostichiamo i tumori della mammella, più alta sarà la probabilità di guarigione. Il nostro obiettivo ormai è riuscire a individuare i carcinomi in situ, sono quei tumori che noi definiamo in stadio zero perché non hanno ancora, diciamo, raggiunto una maturità biologica per poter invadere i tessuti e dare quelle che tutte le persone temono, le famose metastasi. Come si diagnostica un tumore in stadio zero in situ? Nella maggior parte dei casi lo strumento più efficace è la mammografia, perché spessissimo questo tumore si manifesta con segni indiretti nelle fasi iniziali, come le calcificazioni o le distorsioni della struttura, che sono lesioni che generalmente, tranne in casi eccezionali, non sono rilevabili con l'ecografia, ma sono rilevabili con la mammografia. Ci dicono i lavori internazionali che l'80% delle diagnosi è fatta con la mammografia, quindi risulta lo strumento più potente per poter fare una diagnosi precoce. Un'altra signora poi mi chiedeva qual è lo strumento più efficace e penso che a questo abbiamo anche già risposto. E ogni quanto va fatta una mammografia? Allora, come tutte le cose, non esistono regole assolute. Gli screening sono dei programmi gratuiti previsti dalla regione in Italia che sorvegliano le donne tra i 50 e i 74 anni ogni 2 anni. Perché?
perché dopo una certa età la mammella cambia di densità, è più facilmente studiabile, quindi lesioni che oggi noi possiamo vedere 2-3 mm, possiamo garantire che nel giro di 2 anni non cambieranno molto le cose. Però ovviamente queste sono linee guida che tengono conto dei grossi numeri, non tengono conto del caso particolare. Ci sono donne che hanno seni particolarmente densi o hanno dei fattori di rischio o che hanno, fanno danni a una terapia ormonale che addensa particolarmente le strutture rendendole difficilmente leggibili. Quindi quello che io raccomando a tutte le donne, indipendentemente dai programmi di screening, che al minimo dubbio si rivolgono a uno specialista che può avere diciamo, le competenze per modificare la frequenza degli esami. Prima dei 50 anni le linee guida consigliano che dai 40 ai 50 anni dovrebbe essere fatto un controllo senologico una volta all'anno. Un controllo senologico che potrebbe essere fatto solo dalla mammografia o dall'ecografia, dalla mammografia e dalla visita, ma le competenze spetta, diciamo, allo specialista stabilire quali sono la frequenza di ogni singolo esame. Poi esistono le donne, la fascia di donne ad alto rischio, che sono le donne con sospetto tumore genetico o comunque che presentano delle caratteristiche familiari che le espongono a un rischio maggiore rispetto alle altre donne. Anche qui entrano in gioco gli specialisti e i team multidisciplinari che la Regione Veneto ha istituito attraverso la creazione di 7 breast unit che valutano caso per caso trovando il corretto protocollo di sorveglianza di queste donne. Volevo chiudere questa chiacchierata lanciando un messaggio importante, che è quello che la mammografia e la prevenzione rimane oggi lo strumento più importante, che qui in Veneto siamo molto fortunati perché abbiamo un livello di assistenza e una qualità di strutture, di apparecchiature, di professionisti che è tra i migliori in Italia, quindi usate tutte le risorse che ci sono, rivolgetevi ai centri qualificati perché questo garantirà a 90% delle donne di avere una diagnosi precoce e poter guarire. Grazie, buona serata.